Eccoci, ci siamo di nuovo, ci siamo riusciti a avvicinare al palco. Nel frattempo abbiamo incontrato dei colleghi, degli attivisti. Siamo in mezzo alla folla. C'è una bella atmosfera, la gente ha voglia di manifestare sul dissenso legittimo verso questa porcata che vogliono fare, di reintrodurre i vitalizi che avevamo già tolto. Come vedete qua abbiamo tutti i nostri attivisti qui. Vi faccio vedere un po' quello che succede attorno. Qui vedete il palco, devono ancora cominciare. Ecco qui un attivista, vuole dire qualcosa in diretta? Da Foggia! Perché noi lottiamo per i nostri nipoti. Bravi! Bravi! Diciamo che hanno già preso la strada della... Bravissimi! Però è giusto che si lotti sempre, perché non bisogna mai mollare la presa. No, assolutamente! Perché nel momento in cui si molla la presa, automaticamente ce ne subito un altro che se la presa. Sì, sì, è vero. E poi comunque questa cosa, in maniera veramente vergognosa, hanno provato a farla rientrare dalla finestra con la scusa dell'autodichia, che veramente è una buffonata, perché hanno sbagliato movimento. Noi non siamo sardine, siamo movimento 5 Stelle. Bravo. E non ce la facciamo contare. Noi siamo movimento 5 Stelle. Non scendiamo a compromessi. Bravo. Il nostro obiettivo è ridare qualcosa al popolo, l'amministrazione dello Stato. Quelle che ci hanno tolto deve giostrare, e loro sono i nostri dipendenti che attuano alla lettera ciò che il popolo vuole. Punto. Saremmo la prima nazione al mondo, ma scherziamo, abbiamo tutto di più, tutto agroalimentare che ce le dita. Nella zona dove siamo noi abbiamo un agroalimentare che fa paura. Siamo l'alto tavoliere delle pugne. È vero. Olio extra vergine d'oliva, vino di altissima qualità. Grano duro, non con pesticidi per farlo mangiare. Certo. Solo per sole. È vero. Che non è, lo ricordiamo, un diritto acquisito. Da un po' di gente. Perché si tratta di un privilegio. Noi abbiamo ex parlamentari che percepiscono anche 5. Sentiamo un po' che le muove, ragazzi. Quando ci sono, abbiamo la doppia diretta. C'è la Francesca, c'è la doppia diretta. Va bene, lo devono sentire tutti. No, infatti noi vogliamo. Guarda. Sì. Ci sono i collegamenti? No, noi adesso siamo collegati sulla mia pagina Facebook e voglio far vedere un po' alle persone. Voglio fare solo una piccola osservazione per quanto riguarda quel popolo che sta soffrendo lì in Cina. Dalla nostra parte c'è la massima solidarietà, che la cosa si possa risolvere nel più breve tempo possibile, in quanto è un qualcosa di veramente grave, anzi gravissimo. Perché se dovesse scoppiare al punto tale da non avere più controllo, questa diventerebbe una situazione ma molto 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 seria anche per noi. Allora, esatto, tra l'altro ricordiamoci il nostro viceministro Pierpaolo Sileri, sì, che è andato di persona a prendere gli italiani in Cina, adesso anche il ragazzino che è rimasto. Sì, il nostro presidente, il nostro ministro degli esteri Di Maio, sì, che ha fatto rientrare tutti quelli che sono voluti venire di nuovo in Italia. Esatto. A differenza di altri che invece, come al solito, blateravano, però non concludevano mai niente. E anche di nuovo parlando delle eccellenze italiane, ricordiamoci che l'Istituto Spallanzani è stato isolato per la prima volta in Europa del coronavirus. Esatto, che dunque... è stata una di quelle che era anche non a tempo indeterminato, era a tempo determinato, anzi, si può dire part-time. Mentre questa è la conferma che abbiamo eccellenze da nord a sud senza discriminazione.
Esatto. Anche se noi dovessimo dire che il regno delle due Sicilie era quello che governava l'Europa, ma questa non è, anzi, questa è storia. È storia. Oggi, oggi è una storia che purtroppo nord, ha creato centro e sud, un'unica nazione. Tanta divisione, punto, lo sappiamo tutto. Punto. Sì, sì, no, è assolutamente importante anche riuscire ad affermare i nostri principi, perché noi qua stiamo facendo un lavoro veramente duro e tutti i giorni le televisioni, i telegiornali parlano d'altro, non dicono le cose che stiamo facendo, ed è dura. Il consenso, io dico sempre che è come l'indice delle criptovalute che va su e giù molto veloce, non dobbiamo farci abbattere da questo. Assolutamente, non è l'indice che dà da mangiare alla gente. Non è quello, noi dobbiamo resistere per continuare a fare, a portare. Dobbiamo lottare sempre. Per continuare a cambiare il paese. Loro vogliono fare di tutto per farci mollare e rimettere loro al nostro posto. Ma noi siamo venuti qua con un grande consenso popolare. La legge dice che tu, comunque, quando sei eletto devi stare lì e lavorare per il popolo, noi quello stiamo facendo. È molto dura, perché con questa cosa dei sondaggi, di tutte queste cose, non ci interessa, si abbatte, no, a noi questo non ci interessa. Noi dobbiamo continuare. Noi siamo pratici, non teorici. Anche perché secondo me alla fine dei 5 anni, quando avremmo fatto tutte delle cose, di cui poi al di là della propaganda, di ciò che dicono i giornali, la gente beneficerà direttamente e insomma poi faranno... la palla passerà agli italiani, la loro responsabilità di decidere se ripristinare quello che c'era prima. Siamo noi il popolo o italiano. Andare, o capire che deve fare uno scatto in avanti di orgoglio e anche di responsabilità, perché è importante che i cittadini siano responsabili. Ma non lo dico perché il Movimento 5 Stelle non è il Movimento 5 Stelle, perché noi siamo stati di un cambiamento. Ma si può chiamare come vogliamo, è il cambiamento. L'importante è che fanno delle cose giuste, è il cambiamento. Noi abbiamo le cose che ci aspettavamo già da tanti anni. È una vera rivoluzione. Faccio una precisazione. Dica. Che l'ex presidente, non ricordo di quale nazione, latina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, non ricordo, José Mujica. Disse queste parole, disse: quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle in Italia è ciò che io ho combattuto e ho cercato di portare avanti come pensiero, che non ci sono riuscito. Però ha sempre dimostrato che uno nasce per vivere e non per lavorare. Vuol dire che si deve fare quel giusto perché si possa vivere dignitosamente. Tutti, tutti, tutti. Ecco, adesso inizio. Giù le barriere! Fatemi vedere quanti siete! Siete grandi! Tutte le barriere! Ehi là, ciao! Doppia diretta, lei è Emanuela Onestà, 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 quattro gatti, siamo quattro gatti. Facciamo vedere noi quattro gatti. Hanno paura i Benetton, hanno Francesca, mandato subito le sardine, hanno mandato. Non posso condividere io la diretta mentre la faccio, se vuoi fallo tu. Parte siete bellissimi. C'è mia sorella che ha la sardina. Ribellatevi, ribellatevi ragazzi, ribellatevi. Non perdete la voglia di ribellarvi. Mai. Vero, signora? Sì. Noi non siamo francesi che combattono, noi siamo italiani, noi non siamo guerrafondanti, siamo fai. Noi dovremmo essere patrimonio dell'UNESCO, tutta la nazione. Mi raccomando, non spingete tutta la nazione, patrimonio dell'UNESCO. Grande. Non spingete dietro, altrimenti quello anti. Vai bene.
bene, sì, ma guarda, a me fa tanto bene stare qua. Guarda, guarda quanti me ne mandano. Sì. Tutto a me, niente a te. Tutto a me. Ma dici di fare la pace e poi già per butti zizzanietta, eh? No, vabbè, si scherza. Guarda, no, però, siamo rientrati alle 2 di notte a ballare. Ah, ho fatto 400 km e poi andiamo di nuovo a ballare stasera. Sì, stasera si riparla. Faccio fare il rock acrobatico a mia moglie, quando la lancia in aria rimane sospesa. Avete visto? Se la sanno godere i signori qua al fianco. Ma è importante perché anche... E lottiamo comunque, anche se ci divertiamo. Anche, anche. Ma certo, siamo qui a lottare. Ecco, quella cosa è importante, cioè non è che lottare, non facciamoci prendere proprio da quelle robe che ci hanno inculcato, le destre, le sinistre, che per lottare devi essere serio e avere la faccia triste. Noi abbiamo un'energia positiva e dobbiamo trasmettere questa energia positiva al resto del paese senza darci le martellate dove sapete bene voi. Dobbiamo essere fieri anche del nostro spirito positivo e portare avanti questa, anche la nostra gioia di vita, la nostra allegria, la nostra fiducia in un futuro migliore per il paese. Perché è importante trasmettere anche fiducia, trasmettere dei sentimenti positivi. Non ce la faremmo mai. Basta, basta privilegi, però anche let's move on, andiamo avanti, guardiamo oltre, portiamo risultati al paese. Molta gente che non ha neanche i soldi per comprarsi il pane. Bene, bisogna pensare veramente essere altruisti, anziché mangiare sempre loro con tante cose che hanno poi. Ma infatti noi abbiamo fatto reddito di cittadinanza che poi ce l'hanno provato a criticare tutti in tutti i modi. Io vi dico grazie anche a quello che molta gente inizia a avere un po' di dignità perché veramente stavano all'estremo. Esatto, giusto. Siamo entrati al governo pensando per primo agli ultimi, dunque alle persone che stavano veramente in uno stato di emergenza, perché loro avevano bisogno urgente che lo Stato intervenisse e nessuno ci aveva pensato prima d'ora. Ce n'è ancora di gente che ha bisogno. Ce n'è ancora, bisogna fare tanto. All'inizio, certo. Bisogna lottare anche per loro, perché loro hanno tutti i diritti di vivere dignitosamente come tante altre persone. Noi stiamo parlando con una onorevole e con una senatrice, ma ancora voi hai capito? No, ma noi volevamo stare in incognito fra la gente perché preferiamo stare in incognito. Perché in molto. Belle persone. No, però ci piace stare così con le persone perché ci date tanta energia e vi ringraziamo veramente tanto anche di queste parole, perché a volte si dico sempre le stesse cose lì in mezzo, invece parlare con la gente. Ci vuole coraggio ad andare avanti e avere la forza di dire adesso basta con tutta questa cattiveria, cioè loro pensano solo ai loro interessi e non pensano ad altro. E poi ti posso dire che quando poi torni in quei palazzi e lo fai dopo che hai conosciuto gente come te, c'è l'energia perché dici lo faccio per loro, no? Certo. E allora ti perdere le chiacchiere che dicono gli altri perché sono solo chiacchiere. Stanno provando simpaticissimo. Come ti chiami? Carmine Pennacchia. P come Palermo. Pennacchia, Carmine Pennacchia, mito lui. Perché quando io ho lavorato, ho girato tanto, conosco, capisco anche che cosa vuol dire essere un emigrante, perché noi lo siamo stati, non ce lo dobbiamo dimenticare. Certo, ecco perché noi ci devono considerare un patrimonio dell'UNESCO, perché abbiamo vissuto di tutto e di più da dopo la guerra. Io non c'ero, che non era ancora nato. Però, i nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici per farsi un poco di proprietà, una casa. Adesso la gente la sta vendendo, i sacrifici che hanno fatto, stanno vendendo le proprie proprietà per andare avanti. E non è giusto che la gente arrivi a questo, perché hanno fatto veramente sacrifici dopo la guerra a farsi qualcosa sì, per poter l'altro giorno avanti. Ho presentato un film molto bello che si chiama In the Same Boat, sì, e che racconta proprio questo, no? Sì, del cambiamento a cui ha portato il neoliberismo di queste fasce di popolazione ricchissime e poi tra poveri, fascia media, piano, tutto uguale. Sono e il grande errore degli italiani anche negli anni 80-90 è stato pensare che questa cosa, soprattutto la classe media, non li riguardasse. E invece è stata proprio la classe che è stata erosa, perché chi era povero lo era già rimasto. Sì. Praticamente si è allargata la fascia dei poveri. Sono aumentati in 10 anni 5 milioni in più di poveri, dunque pensate un po'.
è tanto. Ma sta succedendo ancora, perché sta ancora molta gente, è certo, anche nel mio paese c'è gente che vende i locali, i piccoli locali per poter andare avanti. È certo, ma io conosco tanta gente anche a Genova, di dove sono io, come, che come fa la gente a mangiare, a campare? Però quando tutto questo sarà finito, fra l'altro pensiamo anche che l'Italia è uno dei paesi con il maggior risparmio privato, no? Per cui abbiamo il minor debito privato mentre abbiamo un alto debito pubblico, e la tendenza è farci vendere tutto per poi per annullare questo debito. Non siamo un popolo di lavoratori, non abbiamo mai, però adesso il problema è che non si riesce più a vivere solo col lavoro, perché non è possibile. Un tempo l'impiegato di posta manteneva magari anche la moglie e i figli allo studio, si comprava la casa e magari riusciva pure a comprarsi una casina in un paesino montagna e stavano tutti bene e studiavano. Adesso con quello stipendio lì non ci arrivi neanche a metà mese. In effetti adesso c'è bisogno che il lavoro, e vogliono che ci indebitiamo, così facciamo i prestiti con la e più così ci indebitiamo, sì. E più, e invece noi dobbiamo comunque difendere il modo sano degli italiani di vivere, perché questo è il paese falato dove si vive meglio al mondo, e dobbiamo ricostruire. Noi siamo in questo momento come una scala appoggiata ad un muro, a cui una scaletta a pioli, a cui mancano i pioli di mezzo. Ci sono quelli in basso e quelli in alto. Quelli di mezzo sono la classe media. Noi non abbiamo più una classe media ed è un dramma, perché se te non, la classe media è il più grande ammortizzatore sociale, perché ti permette di crescere nella società. Se te annulli questa cosa qua, la gente non può più crescere, è destinata a rimanere in basso, perché ci sono i poveri e poi i ricchissimi, e non hai gli step intermedi per crescere nella società. E questa è una questione di disuguaglianza incredibile, e per questo che dobbiamo puntare tanto anche sulla scuola, sulla formazione, sulla ricerca, sul reddito di cittadinanza che ti dà la possibilità di rimetterti in moto. Ed è per questo che l'hanno così osteggiato, addirittura escono fuori i titoli di giornali se c'è uno che ha fatto il furbo. Ma abbiamo il paese, e allora bisogna togliere il reddito di cittadinanza perché uno c'è stato il furbo. Allora, in primo luogo, noi insieme alla legge, lo so perché l'ho scritta insieme agli altri, eravamo nella commissione, abbiamo inserito un polo di controllo in capo alla Guardia di Finanza che controlla. Dunque noi abbiamo pensato già, e dunque questi casi che escono, escono perché c'è questo pool che fa i controlli, che noi abbiamo già messo. Non è una cosa dove stare in panciolle, ma partecipi a tutto un percorso per di reinserimento sociale. Fra l'altro, se puoi lavorare è un percorso, se non puoi lavorare c'è un percorso di inclusione dove comunque sei dei disagi, perché purtroppo nella marginalità la gente poi o beve o si droga o gioca, che abbiamo un grande problema col gioco, con la ludopatia. Dunque di reinserirli in un percorso premiale per rimetterli in grado di stare nella società in un modo corretto. Ce lo vogliono togliere, ce lo vogliono togliere, perché? Perché per loro, e dire no, allora non va bene, ma allora scusate, tutte le pensioni di validità ci sono, i figli validi, allora le togli, allora le persone che hanno diritto alla pensione di validità devono stare senza pensione di validità? Abbiamo ancora tanto da fare, però questo voglio dire, perché questo è stato un inizio, stiamo lavorando su tantissime cose come le comunità energetiche, ma non dobbiamo mollare, un emendamento che c'è adesso nel mille proroghe che ha fatto il nostro presidente di commissione Girotto e che permetterà ai cittadini di consorziarsi, comunità a produrre energia. Stiamo facendo delle cose che sono rivoluzionarie che loro in tanti anni e non lo dicono, sono stati capaci di fare. Abbiamo un debito pubblico che... Cioè, a cosa pensano loro? Pensano a rimettersi il loro cavolo di vitalizi. Però è un debito pubblico che è una sconfitta anche per loro. Sai perché è una sconfitta anche per loro? Perché vuol dire che loro, che pensano di essere tutta sta classe politica, stanno ammettendo di non contare nulla, perché la politica al giorno d'oggi, quella dei vecchi partiti, sta sotto a tutto e pensa solo ai propri privilegi. Se tu fossi forte, se fossi una classe politica forte, riusciresti ad agire. Invece sono stati talmente dei prezzolati al soldo delle lobby e dei poteri forti che hanno svenduto la sovranità. Qua non è solo un problema di andare nelle istituzioni e denunciare quello che c'è di sbagliato, è un problema di riprendersi la sovranità dopo 20 anni, 30 anni che è stata svenduta, e dove la politica ha ceduto spazi importantissimi a altre forme di potere. Noi stiamo parlando anche alle loro
stiamo parlando anche della, appunto, di un modello finanziario che non funziona, più economico finanziario. Perché non funziona? Perché io non è che voglio dire che ci sia gente che è in cattiva fede, ma se te hai un neoliberismo spinto, non c'è nessun meccanismo etico di controllo dentro la finanza che la indirizzi verso, e dunque cosa succede? Sono bolle speculative che poi esplodono e lasciano un deserto tipo bomba atomica, che per ricostruire lì ci vogliono 30, 40, 50 anni, e sono anche energie che spesso sono contrastanti fra di loro, non sono ordinate, organizzate. Perché? Perché manca l'etica. L'etica dove sta? Sarebbe nella politica, ma se l'hai dimenticata per 30 anni, di che cosa parlano? Dei vitalizi. Questi parlano di vitalizi, ragazzi, noi dobbiamo incazzarci come delle iene. Perché è assurdo. Quelli che stanno sperimentando farmaci senza vita, sì, esatto. Alzheimer, anche l'ultimo ritratto, non hanno soldi, non gli dà niente nessuno, è quello il dramma. Però stiamo facendo, anche adesso abbiamo aperto un centro antimafia giù, che è anni, che adesso non mi ricordo proprio il nome, però che stanno cercando di aprire, l'abbiamo fatto noi, e me lo diceva il ieri. Io non ricordo il nome di quella ricercatrice che ha trovato, sì, il genere dell'Alzheimer. Sì, sì. Deve chiudere, ma licenza perché non hanno fondi, non si può. Sì, sì, ha ragione la signora, adesso questa cosa la seguirò. Poi i malati di Alzheimer, sì, no, sì, sì, assistenza, quindi certo, tutto a carico delle famiglie. Certo. Con 280 euro al mese. No, certo, perché poi, portare, infatti, poi anche questa cosa si parla tanto, sono poi le famiglie hanno carico tutte. Cioè parliamo, abbiamo gente veramente anche con grandi disagi, disagi psichici, sono tutti a carico delle famiglie, una persona così ti butta. Lo so anche io. Non guarda, sono lo so anch'io. Sì. Guarda, purtroppo lo so. È un po' dura. Poi cosa faranno? Scusami, io dovrei raggiungere il gruppo. Una pensione appena di cento. Sì, sì, infatti. Che è di sostentamento allo studio. Certo, è vero, è vero. Siamo noi oggi. Sì, adesso la generazione, vero, dei nonni sono un ammortizzatore sociale, però non è in gamba. È un professore. C'è una voce. C'è Stefano, saluta qua. Cos'è? Ah, c'hai anche la dire, prendono il cellulare quel mezzo. Ma lei era il mio prendo. Ho messo la mano addosso alla nostra senatrice. Come si fa? Ale, fai selfie con Buffagni, la corda. Allora, quando la foto col collega, lo vedo tutti i giorni. Sì. E poi ve la passate là sui banchi come i compiti a scuola. C'ho un caldo io adesso. Ma guarda che c'ho io. Dai, quanto mi dai per questa foto? C'ho sete. Tre figurine. Ah. Certo. No, ma io in realtà vuole il tuo ultimamente autografo, la signora, devi metterla. Ah, certo. Wow, un autografo. L'autografo. No, senatrice. La Botto, Elena Botto. Elena Senato Botto, della Repubblica. Perfetto. Si legge bene. Sì. Ce l'hai la penna? Mi passa la penna. Signora, la penna, pennacchia. Mi metto vicino Alberto che mi è simpatico. È simpatico Alberto, eh? È un grande Alberto. Che quando parla. Lui anche senza microfono. Lo so. Io problema opposto, ho la voce bassa. Quando parla Alberto. Questa penna di chi è? No, scrivici pure tu. Stiamo facendo. Sì, vieni. Grazie mille. Non lo so se è la signora. La bella, la grande, come ti chiami? Paola. Paolo. Dall'Abruzzo. Ok. Saluta che siamo in diretta. Ciao. Ciao a tutti. Che impressione hai di questa piazza? È bellissima. Sei contenta? Bellissima, sì. Ma a che ora sei partita? Siamo partiti stamattina alle 9:30. Quanto ci hai messo? E ci siamo fermati che abbiamo avuto un problema con il pullman. Ah, sì. Abbiamo rotto lo specchietto che dove c'erano dei lavori durante la strada. Ah. Però ci siamo fermati, dopo mezz'ora siamo ripartiti. E ripartite stasera? Sì, ripartiamo stasera. Abbiamo organizzato questi pullman, anche in Liguria ne abbiamo organizzato uno. Ne volevamo di più ma non riuscivamo a riempire il secondo. Però insomma, anche questo è un bel segno di cambiamento. Adesso che abbiamo fatto i facilitatori degli interni, della formazione, degli esterni, insomma abbiamo anche un modo più coordinato di rapportarci tra di noi per coinvolgervi in maniera
più forte. Dunque insomma spero che anche questa cosa, questa esperienza nuova un po' dei pullman organizzati a livello nazionale, sfruttando la piattaforma. Ciao! Bacio. Sia positiva anche per tutti voi. E comunque c'è tanto da fare, cioè secondo me veramente il lavoro che stiamo facendo è buono e dobbiamo andare a testa alta, fieri. Più ci danno addosso, più noi dobbiamo essere fieri. Proprio la facciazza loro, sì, sì, capito? Bellissima. Io sono fiera, qualunque cosa non me la toglierà mai la fierezza di quello che sto facendo qua dentro. Non me la toglieranno mai, perché io so che stiamo facendo il bene del paese. E bisogna continuare a lottare. Ragazzi, c'è un casino qua. Io inizio a sudare perché è un caldo boia. Siamo nella ressa. Siamo nella ressa più totale. Però questo è positivo perché adesso se poi esce qualcuno rimarremo schiacciati. No, vabbè, qui magari no, per fortuna che sì. Adesso vi faccio un po' vedere un po' di piante. No, pensa che ce l'ho anche quella roba lì, ma non la porto dietro. La nostra collega. Il lungo del braccio. Sì. Chi? C'è morta. Ah, sì, guarda che sono in diretta. Sì, no, ma neanche io. Poi soprattutto da voi che siete la metà di mille. Sì. Facciamola. Cioè, perché poi io ho la fortuna di essere in una famiglia tutta 5 stelle, perché c'è venuto, litigavamo sempre di politica, poi giorno abbiamo scoperto che tutte e tre volevamo 5 stelle, è stata veramente una bella scoperta. E anche la dimostrazione che non esistono né destra né sinistra, ma sono una buona politica o una cattiva politica. Non vi fate strumentalizzare. Assurdo, dal 2013 il Movimento 5 Stelle entra nelle regioni, entra in Parlamento e prova a scardinare questo, è un punto nostro, un punto veramente di lotta forte e a forza di fare giù e insistere, siamo arrivati al 2018, abbiamo preso il governo, ci ha dato una grande forza in Parlamento e finalmente sarà fatta una legge che ci ha permesso di poter tagliare il nostro vitalizio anche nelle regioni. Siamo passati in generazione da spendere 20 milioni di euro all'anno per pagare 270 milioni, 20 milioni di euro. E grazie a tutte quelle che grazie a questa legge, abbiamo fatto una legge, abbiamo proposto una legge che è stata approvata, abbiamo tagliato. Sì, ma questa è la pagina. Abbiamo scoperto 20 milioni di euro.
che sulla pagina sono non tanti, su 18.000, però comunque sono bravi, sono che ci credono, per cui che oggi quello che questi signori prendono non è più un vitalizio, ma è un qualcosa di calcolato, rigenerato, riparametrato su quello che hanno effettivamente pensato, poco è pensato, poco ti prendi. Se è passato un principio di equità, equità anche lì, anche per i politici, anche per quelli che per anni si sono mangiati tutto. E allora oggi noi abbiamo questa piazza bellissima, la costruzione, sono tantissimi, bellissimi, e oggi questa è la migliore risposta del Movimento 5 Stelle popolare a quelle persone che fanno finta di non sentire. Allora facciamo una cosa, adesso stacco un po', poi riattacco fra un po', ok? Se no mi si scarica il cellulare. La rifaccio sugli interventi più avanti. Tanto lo vedete anche dalle pagine ufficiali. Poi dopo vi aggiorno. Bacio a tutti. Ciao Lollo. Buongiorno Roma. Siete bellissimi. Grazie per essere venuti. Ma non mollo. Grazie. Guardando questa piazza, condividete. Ciao. Tutti i giorni orgogliosi.